Bentornati sul canale Luce Cartomante Carte Napoletane. Oggi, come per tutti i segni zodiacali, abbiamo fatto anche il video, o andremo a fare insieme il video dedicato al segno dello scorpione. Quindi, per chi ha il sole in scorpione, l'ascendente in scorpione, luna o Venere in scorpione, o una persona che interessa che appartiene al segno dello scorpione, andiamo a vedere qual è il messaggio per te. Andiamo a vedere con le carte delle fate, le carte napoletane e le carte create da me quello che ho da dirti. Ok? Quindi ti ricordo che il video ha la validità dal momento che tu lo vedi, senza limiti di tempo, e partiamo subito quindi a vedere per il segno dello scorpione che cosa stai vivendo, qual è il tuo momento presente. Allora, segno dello scorpione, qual è il momento presente per il segno dello scorpione? Cosa sta vivendo? Chi ha il sole in scorpione, ascendente scorpione, vediamo qual è il momento attuale per te. Allora, vediamo un po', abbiamo. Ok, diciamo che allora questa qua è uscita capovolta. Diciamo che quello che mi fanno vedere qui è un po' di buonismo, accontentarsi, cercare di fare andare sempre bene le cose, cercare di avere sempre dei buoni modi per parlare con gli altri o per farsi capire degli altri. Qui tanti scorpione potrebbero aver dato tante possibilità a una persona, qualcuno cerca di diciamo seguire la massa, nel senso non contraddire magari la famiglia, i parenti, cerca di accontentare un po' sempre tutti e si sacrifica anche un po' per gli altri. Qualcuno comunque, come ho detto, potrebbe assolutamente dover fare una scelta, o comunque potrebbe in questo momento avere una nuova opportunità davanti a sé ed essere in dubbio se coglierla o meno. Questa opportunità potrebbe riguardare sia il lavoro che naturalmente i sentimenti, ok? Però qua siamo un po', tra virgolette, direi croce rossine, un po', tra virgolette. Mi viene un po' detto che c'è questa energia. Vediamo un po' qual è la tua meta, il tuo obiettivo. Qual è la tua meta, il tuo obiettivo, segno dello scorpione? Qual è la meta, l'obiettivo? Cosa vuole raggiungere il segno dello scorpione? Cosa vuole raggiungere? Qual è la meta? L'obiettivo? Guardare al futuro. Senza rimpianti, con tranquillità. Qua c'è molta intuizione, anche il segno dello scorpione è il segno dello scorpione, un segno molto intuitivo, un segno che comunque ha una forte sensitività, una persona che potrebbe avere dei sogni premonitori, eccetera, eccetera. Ok, qui diciamo che l'obiettivo è più un qualcosa a livello di tranquillità, nel senso che vogliamo puntare in alto, non vogliamo più accontentarci, vogliamo trovare un po' il nostro equilibrio, stare bene anche da soli, ritrovare un po' la pace, essere anche forti nel senso di farci magari una risata, non prendercela troppo se qualcuno magari ci dice una parola che non ci piace. Essere un po' superiori, il nostro obiettivo è questo, guardare al futuro sentendoci forti, superando tutto quello che è stato il nostro passato, ok? Questo è un po' l'obiettivo che ci stanno facendo vedere. Vediamo invece cosa accadrà. Scorpione, che cosa accadrà per il segno dello scorpione a breve? Che cosa accadrà? Che cosa accadrà per il segno
dello scorpione, che cosa si può aspettare a breve? Segno dello scorpione, ascendente Venere o Luna. In scorpione, che cosa accadrà? Vediamo un po'. Benissimo. Ok, c'è sempre un po' questo dubbio nei rapporti con gli altri, ok? Nei rapporti con gli altri è come se noi abbiamo il nostro carattere particolare, potremmo essere persone che vedono magari tutto bianco, tutto nero. Ecco, c'è qualche dubbio per quel che riguarda i sentimenti, non lo nego qua. Quello che accadrà per il segno dello scorpione, diciamo che potrebbe esserci un qualcosa che va un po' sulle montagne russe, è poco stabile, poco concreto per quel che riguarda soprattutto, diciamo, le relazioni con gli altri o i sentimenti. Mi fanno vedere un po' un ritardo di una notizia. Una notizia che stiamo aspettando potrebbe farsi aspettare, però la cosa positiva è che qui assolutamente c'è un nuovo tentativo, c'è una nuova opportunità, c'è un qualcosa che, come dicevo prima, siamo un po' indecisi se intraprendere questa opportunità che si è presentata nella nostra vita oppure no. Però qui c'è la paura del fallimento, ma abbiamo una nuova opportunità e questa carta dice: se fallisci una volta non significa che fallirai in tutto. E poi c'è ancora un riconoscimento, nel senso, questa è un'altra carta che mi parla di puntare in alto. Devo dimenticare ciò che desidero e ricordare ciò che merito. Quindi qua potrebbe veramente arrivare un qualcosa in più. In più per noi, anche a livello finanziario o lavorativo, Vedi con questa immagine con Marilyn tutta piena di braccialetti, di diamanti, eccetera, eccetera. Direi che, nonostante potrebbe esserci qualche dubbio, appunto, nel campo delle relazioni, qua per il lavoro penso che assolutamente si aprono delle porte, ma si aprono delle porte anche in campo relazionale, e poi sta a noi naturalmente decidere se accettarle o meno. Vediamo un po' le carte delle fate per il segno dello scorpione. Vediamo un po' le carte delle fate che cosa vogliono dire al segno dello scorpione. Il mazzo delle carte delle fate. Ok. Estate, ci siamo. Tutto ciò che chiedi ti sarà dato in estate, quindi qua ci danno un bel tempo, ok? Un tempo. Io sto girando il video nel mese di aprile praticamente e ci parlano dell'estate, ok? Quindi quel numero che avevamo visto prima, che mi pare era un 5, sicuramente potrebbero essere semplicemente 5 settimane e non assolutamente 5 mesi, ok? Quindi ti dicono che in estate arriverà. Un desiderio si realizzerà, ciò che desideri ti sarà dato. Ok? C'è un qualcosa anche qua a fondo mazzo con bambini, la gioventù. La tua connessione con i bambini è parte dello scopo della tua vita. Chissà che qualcuno potrà diventare genitore, qualcuno potrà diventare nonna o nonno, o qualcuno proprio magari lavora. Come dicevo, fa magari l'insegnante e potrebbe lavorare a contatto con i bambini o con i ragazzi, naturalmente. Andiamo a vedere qual è il consiglio per te, segno dello scorpione. Andiamo a vedere qual è quindi il consiglio per te con le carte napoletane, naturalmente, per il segno dello scorpione. O per chi ha forti valori nel tema natale, nel segno dello scorpione, qual è il tuo consiglio in questo momento? Quale consiglio ti danno le carte napoletane? Ok.
direi che qua c'è una forte delusione, una delusione che hai vissuto nel passato che comunque provoca ancora un po' di confusione nella tua mente e parecchie difficoltà, devo dire. Consiglio qua è quello di ascoltare, c'è un qualcuno vicino a te che è come se ti dicesse di non dare peso ad alcune situazioni o ad alcune persone, questioni che potrebbero farti innervosire. Quindi ci sono delle persone intorno a te che ti stanno dando comunque dei buoni consigli, ti dicono di far passare il tempo stando in silenzio comunque, non reagendo alle provocazioni o evitando qualsiasi battibecco, ancora non ti mettere in una posizione dove potresti andare dalla parte del torto o comunque andare in perdita, ti dicono di allontanare un po', fermare questi ricordi negativi che comunque hai nella mente o questi pensieri un po' ossessivi, queste paure, di fermarle, di allontanarti e di allontanarle soprattutto. Anche qui c'è bisogno per qualcuno di farsi un viaggio, di spostarsi, di cambiare ambiente. C'è qualcuno intorno a te, però mi fanno vedere le carte che veramente ti vuole donare il suo cuore. Bisogna scegliere con cura, guardare un po' oltre, a cuore aperto. Guardare però veramente il cuore delle persone, perché qua ci sono delle persone intorno a te che veramente ti vogliono bene e non vogliono deluderti, non vogliono crearti dei problemi, non vogliono ferirti, ecco. Quindi anche un po' di coltivare la fiducia. Questo è il consiglio per il segno dello scorpione. Andiamo a vedere infine con quali segni andrai ad interagire maggiormente in questo periodo. Ok, sono presenti i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e infine i segni di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Questi sono i segni maggiormente coinvolti. Abbiamo anche il segno dei pesci qua, Ok? Questo era per il segno dello scorpione, i segni maggiormente coinvolti, i messaggi che ci hanno voluto dare le carte. Io vi aspetto nel prossimo video e vi ringrazio per aver guardato questo. A presto, luce!